che la lettura della risposta all'interrogazione naturalmente nella condivisione del gruppo. Prego. Dal 20 settembre 2007, data della precedente interrogazione, la situazione inerente ai lavori di rifacimento del sagrato della chiesa parrocchiale di Perfidata è cambiata. Tanto è stato compiuto per dare avvio ai lavori e alla loro esecuzione, conforme ai pareri della Soprintendenza dei beni architettonici per il paesaggio della Puglia. Basta avere consapevolezza della caratteristica dei luoghi nei quali si interviene per comprendere quanto deve essere attenta e scrupolosa la progettazione e l'esecuzione dell'intervento. Nessuna opera può essere intrapresa senza il preventivo parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali per il tramite della Soprintendenza. Dopo aver registrato sul primo progetto preliminare un parere critico della Soprintendenza nella persona dell'architetto Napoleone e con l'occasione dello studio intrapreso dal Politecnico per la redazione del piano di gestione, si sono volute approfondire le scelte progettuali. Queste ultime sono già state condivise dalla Soprintendenza nel corso di una serie di incontri con un nuovo referente, l'architetto Garuffi, che ha richiesto la revisione del progetto. Nel frattempo il progetto si è ampliato, poiché è emersa l'opportunità di una qualificazione più ampia dell'area nell'ambito di una visione più generale della funzionalità del sito UNESCO, nell'ambito del quale la qualificazione del sagrato si inserisce come parte di un tutto. A solo titolo esemplificativo si riferisce dell'attenzione avuta nella scelta di materiali. Nello studio più approfondito in merito alla scelta della pietra da utilizzare per l'opera, in particolare la pietra orobica, che costituisce materiale non più comune per questa tipologia di opera, ma che è richiesta per dare continuità alle caratteristiche del sito. Ulteriore necessario colloquio per la definizione delle scelte progettuali si è avuto anche con la parrocchia e non solo per l'eminente figura di Don Cortesi, per la conoscenza e l'esperienza in ordine al villaggio, ma anche per il necessario parere che anche la Curia vuole e deve esprimere. Non ci sono ritardi derivanti dunque dal disinteresse dell'assessorato, anzi, ancora una volta la volontà di seguire ed eseguire ogni intervento nel migliore dei modi possibili. Quindi verrà sicuramente portato a termine il progetto della riqualificazione del sagrato di Crespi in maniera più ampia di quanto inizialmente previsto. L'avvio dei lavori seguirà l'ottenimento dei pareri innanzi. In merito all'attività inerente al piano di gestione di Crespi, si evidenzia che l'attività di studio affidata al Politecnico è ancora in corso e non ha avuto ancora conclusione. Pertanto non disponiamo ancora dei risultati da sottoporre ad un tavolo consultivo. La prima attività dell'incarico affidato prevedeva uno studio specifico in ordine alle caratteristiche costruttive del sito, studio di utilità immediata a supporto della progettazione in corso in merito al sagrato. È da tale studio, infatti, che è emersa la caratteristica della pietra da utilizzare. Tale studio dovrà fornire indicazioni in merito all'aspetto di tutti gli spazi di fruizione pubblica del sito. Si aggiunge anche che il piano di gestione di un sito è un documento molto complesso, che richiede un'attività molto più ampia di quella che attualmente è in corso e che sicuramente necessiterà dell'apporto di tutte le componenti sociali e culturali del territorio. È un documento che richiederà anche continui aggiornamenti e monitoraggi nel suo carattere propriamente dinamico. La complessità dello studio giustifica anche il ritardo, solo apparente, nel disporre dei risultati. Non ci sono elementi atti a provare un diniego alla partecipazione delle forze politiche e dell'articolazione all'attività finalizzata alla scrittura del piano. È stato mai posto un diniego all'accesso agli atti di merito? Certamente no. Anzi, è stata una spontanea iniziativa informale negli incontri pubblici che si dava avvio all'attività finalizzata alla redazione del piano, non disponendo ancora dei suoi esiti, non si comprende in che cosa dovesse essere garantita la partecipazione. Prego, consigliere Gatti. Grazie. In merito alla prima risposta, sono completamente insoddisfatto della risposta data, per una ragione molto semplice, perché su due dei posti, in questa interpellanza che volevano entrambi caspitata, non mi è data alcuna risposta. Allora, è opportuno ripeterlo. Per quanto riguarda i lavori sul sagrato, il rifacimento del sagrato della Stragrande Caspitata, non c'è oggi una data. Credo di aver capito bene, non c'è un quando. Sono in bando verifiche con la Soprintendenza, per carità. La particolarità, la delicatezza anche di ogni intervento che si deve fare a Caspitata deve avere come sempre la massima circoscrizione.
prospezione quello dell'ascolto di tutte le autorità e di tutte le persone competenti a riguardo. Tuttavia non è colpa nostra se voi nel POP, nel piano delle opere pubbliche, avete previsto nel 2006, nel 2007, nel 2008 questo tipo di opera. Normalmente quando si mettono i progetti e si sbandierano nei 420 interventi di questa portata, normalmente devono essere supportati da dei progetti, quantomeno una progettazione a livello preliminare. Evidentemente la progettazione preliminare allora non c'era, o se c'era stava fatto in piedi, perché era scritta plata nella sovrintendenza e altri. Questo probabilmente è il tipico modo di utilizzare le risorse pubbliche di questa amministrazione, stasera ne abbiamo dimostrazione anche negli altri punti dell'ordine del giorno, che usano in modo, secondo me, non ponderato, non giusto e non attento a quelli che sono per davvero l'interesse del Paese e le risorse del Paese, che non sono inesauribili, che non sono inesauribili, per fornire servizi e opere alla cittadinanza. Quindi sul primo punto completamente insoddisfatto, sul secondo punto non capisco, è colpa nostra anche questo fatto qui, cioè il fatto che voi, che noi chiediamo dopo un anno e mezzo circa della presentazione del di questo progetto di un'assemblea pubblica il punto della situazione. Mi sembrava che allora fossero state fornite dagli esperti del Politecnico, da voi incaricati, una serie di tempistica, mi sembra di capire, se non ricordo male, che i tempi sono sostanzialmente quelli dell'inizio di quest'anno, anno 2009. Non avendo avuto nessuna notizia riguardo, il nostro piccolo potere è solo quello di interpellarvi e di chiedere informazioni, ci siamo permessi di fare un'interpellanza per chiedervi conto di questa cosa. La risposta che ci dice è che, oltre a uno studio generale che è stato presentato in quell'assemblea, i tecnici del Politecnico si stanno evidentemente scontrando ancora con la difficoltà di gestione e di progettazione e di formulazione di un piano di gestione di Caspidalda, perché Caspidalda, lo ripetiamo, è un patrimonio mondiale dell'UNESCO, è comunque da sempre, anche al di là dell'UNESCO, un villaggio, una configurazione urbanistica molto molto particolare, che quindi richiede un grande sforzo per fare ogni tipo di intervento. Ora, siete voi che avete dato l'incarico ai tecnici del Politecnico per poter risolvere e dare un'indicazione sul sito e così via. Mi rifiuto di credere che il problema sia quello di non aver ancora identificato la pietra idonea per fare il discorso del sito. Probabilmente manca, questa è la mia, la nostra impressione, manca un effettivo incarico, un effettivo contenuto nell'incarico sul lato Politecnico. Non è, questo è un sospetto, ma non è più un sospetto, è una certezza ormai. Non è che voi avete dato l'incarico al Politecnico solo per dire facciamo qualcosa su Crespi, non ci costa granché, facciamo bella figura, ma di fatto su Crespi, di concreto, per quanto riguarda il rilancio, il lancio per davvero per la prima volta di una politica comunale, turistica, culturale, su villaggio di Caspidalda, in realtà voi non farete nulla. Lo ripeto, non è un sospetto, ma certezza. Siamo molto insoddisfatti della sua risposta, Carinani. Grazie. Posso fare solo un inciso, non voglio sapere questo, è sull'accesso agli atti. Mi è venuto in mente una cosa, io ho chiesto più volte il contratto, l'incarico, il disciplinare l'incarico, insomma il contratto che c'è tra l'amministrazione di una ditta privata e il Politecnico, e non mi è stato ancora dato. Quindi chiedo qui a voce, perché sono stata di scrivere, a voce al segretario comunale, al sindaco, di farmi avere insieme alla relazione che ha letto il suo anche il disciplinare di incarico per questo.